Pensami tanto, tanto Francesca, intensamente, sto stirando con il ti corpo e sarebbe con di la troppo sacrificio già mente. che non stai con quella menata lì. Ti disturbo, Sì, Gregorio? Francesca, perché eri falsugnetto. Pensami tanto, Basta che ti tanto, stringa dentro il ciccio come fuori. e ti dormi stesso. Pensami Solamente stare giù tanto, la minestra. tanto intensamente. Stefa, Chi sarà? è Mysterious Girl. E mi dormi al cielo. Sei Gregorio, te la vede la gamba Non la vedo, sinistra? ma la riconosco benissimo. È quella con la vena varicosa. Varicosa un'ora trema e qua la trema le sei. E poi, dici, sentite che proprio verde posso niente. Perché te ne minghi in letta addirittura? In scimmie risparmi di fare mangiare e mezzo la tuaia. Ora, per quella bella tuaia che te mette giù te, a memoria d'uomo. Chi sarebbe l'uomo? Me. Non mi risulta! A memoria d'uomo, dicevo, da quando il Don Callisto è caduto nel fatale errore. Quale errore? Poi dice Franceschina, te se ricordi più. E lei, Francesca Sucoria, vuole sposare qui presente Gregorio, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ti fa uscire dal bel po' che c'è reghetti che l'era di Drenegurla intera per estremissimi. Portuaian, perché ti chiedi di no, vera? Mio starnuto. Quella finitura d'aria che le veniva dentro dalla sacrestia e tac che ti chiede il cupin. E mi e ci! E Don Callisto la c'è fa starnuto per usì ed ecco come un uomo nel fiore degli anni diventa infelice per tutta la vita. Perti il matrimonio è stata una quaderna Per secca. me il matrimonio, come per la maggior parte degli uomini di questo mondo, è stato l'insano desiderio di volere mantenere la figlia di un altro. C'è però la fusaria per mantenuta anche un po' me, specialmente quando le lettere che ti scosso, compreso di mettere giù la tovaglia. E dai con la tovaglia, in 20 matrimoni, te ne hai messo in tavola, quella roba indispensabile che se c'ha una stecca. Ebbene, mio caro, sappi che sulla tavola degli inglesi, popolo di grande civiltà, tant'è vero che hanno solo due partiti politici, non si è mai visto uno stuzzicadenti, perché sono ritenuti E volgari. cosa d'opera in inglese per netarsi i denti? Oh, bella, ma la forchetta, no? Oh, va la porchetta, va là che sono nella porta, va a vedere chi l'è, va, vai a vedere chi è. Chi l'era? L'era le datur della luce. Ah, sì, cosa voleva? La puzza la buletta. Quanto l'è? 20.450 franchi. 20.450, ma in quanti anni? Ultimo bimestre. 20.450, ma cosa te fa in 2 mesi? Ufandai elettrotreni sulla Milano-Napoli-Bari. Ma non dico dici cosa si può fare di una casa? Cosa si può fare? Basta far funzionare tutto il giorno la lavatrice elettrica, l'asciugacapelli elettrico, il forno elettrico, il tostapane No, elettrico. dico dici, ma ti schirocchi ti mi hai comprato. No, ma si vede che tu le hai comprate in segreto e adesso le adoperi clandestinamente. Ma dici più da snare. Asna, poi adesso Francesca si passa le contumelie. No, qui si passa la precisione. Perché tu non solo sopprimi in me la luce dello spirito, ma te ne sopprimi anche la luce elettrica! E ti deve sopprimere di tenere il portafoglio! Guarda, vai, che la cacchina fa la fine del ponte sul fiume Cuoia, sai! La cicciara, lì, rispondi al telefono, che suonano il telefono, forza! Pronto? Pronto? Buongiorno, Sciurapasetti! Come la sta, Sciurapasetti? La sta bene, Sciurapasetti? Ah, allora si è sbagliato. Oh, grazie. Me la manda già dalla sua donna. Grazie, la Sciura Pasetti. Arrivederla, Sciura Pasetti. Tante belle cose, la Sciura Pasetti. A presto, Sciura Pasetti. E grazie, grazie ancora tante, la Sciura Pasetti. Arrivederla, Sciura Pasetti. Grazie, la Sciura Pasetti. L'era la Sciura Pasetti. Oh, avevi capito. E cosa la vorrei? Guarda, Gregorio, le fine del rito.
perché la madì che l'esatura c'è sbaglia. La gradale è la nostra pulete e viceversa. Sì. E fattulero, favorì Francesco. Dumavo c'è il Frank, Gregorio. Com'è Dumavo c'è? Ma vino c'è il Frank, che trovi in terra. C'è in Gregorio, Bündesmila in trot, vocenti in trot. Sai cosa ti dico? Torno da mia madre. Vai, vai. Guarda che se vado è per non ritornare mai più. Benissimo, abbandono del tetto coniugale. No! Abbandono del mondo. Perché se tu, Gregorio, magari fra 10 anni, sentirai parlare di una certa suor Celestina. Ebbene, Gregorio, quella suora lì sarò io. E se tu, Francesca, magari fra 10 anni sentirai parlare di un frate Gregorio che viene a cercarti. Ebbene, Francesca, quel frate lì non sarò io. E non venirmi a cercare neanche in borghese, sai. Perché lì mi te mandi la niura, mi si fu fare il giro del Monte Gemini, si fa il Gemini. Basta, Francesca! Qui era un cazzo che non fa troppi grilli per la testa, ma ricordati che se da domani le cose non cambiano, farò sentire il mio polso. Gregorio! Oh, Francesca, usted sa.